Ciao a tutti, vedo che ci sono due persone collegate, se lasciate un messaggio, un saluto, so chi siete almeno. Buon pomeriggio, io mi chiamo Luisa, sono l'operatrice della Conrad e ogni martedì sono qua con i nostri ragazzi che seguiamo da tanti anni a fare questo cruciverba e a giocare con le parole. Ciao Tata, ciao tesoro. Tatina si è già collegata, aspettiamo anche che si collegano gli altri ragazzi. Nel frattempo vi faccio un sunto di tutto quello che facciamo durante la settimana. Facciamo le dirette tutti i giorni, tutti i pomeriggi e anche il sabato mattina. E iniziamo lunedì alle 16 con la cucina etnica che i nostri colleghi ci propongono i piatti dei paesi di provenienza. Ciao Luciana, il martedì ci sono io, giochiamo con le parole con il cruciverba, il mercoledì. Ciao Vittorio, ecco tutti i ragazzi che si stanno collegando, belli. Buon pomeriggio ragazzi, come state? Tutto bene? Stavo dicendo tutti gli appuntamenti pomeridiani. Ciao Alessandro, che abbiamo con voi ragazzi e con chiunque ci voglia seguire. Domani ci sarà alle 18:30 sempre Ulrike con il laboratorio di riciclo. E il giovedì, sempre alla stessa ora, c'è Massimo con Sport e Salute. E il venerdì c'è Martina con le fiabe, con le sue marionette. E il sabato mattina di nuovo la cucina etnica. E siamo tutti i giorni con i nostri ragazzi che seguiamo dalla pandemia. Purtroppo le nostre attività le facciamo online. Così continuiamo a stare con voi, vero ragazzi? Allora, ragazzi, che avete combinato questa settimana? State tutti bene? Aspettiamo ancora se si collega anche Vittorio, Federica, Fabiola. Vediamo un attimino, Ragazzi, oggi avevo promesso l'altra volta a Fabiola che gli avrei fatto il cruciverba con un topo Gigio. E vedete, sono stata di parola, eh? La scorsa volta ho fatto cruciverbiamo in barca e questa volta invece un topino a Fabiola. La prossima volta, Tatina, vuoi qualcosa? Ciao Luisa Ciuppetta, ciao Alessandro, Ciccio Capriccio. La prossima volta, se avete delle richieste, vi faccio un bel disegnino anche a voi. Tata, Vittorio, Alessandro. Tata, Alessandro, magari una bella macchina. Avete in comune che vi piacciono le macchine. A tata di un certo tipo e a te di un altro, però. Vediamo se possiamo accontentare tutte e due. Tu, Vittorio, hai qualche richiesta? Ah, c'è pure Maria. Ciao Maria. Buon pomeriggio. Aspettiamo un attimino a vedere se si collega anche Corrado e Vittorio, Federica, Bibi. Vediamo un attimo se si collegano anche gli altri e poi iniziamo. Alessandro ha detto di sì la macchina. Tata, anche a te va bene una macchinina o vuoi qualche personaggio in particolare? Lidia, ah, bene, bene, anche per Tata va bene. Non avevo letto, benissimo. È l'ok che mi hai mandato, Tata, è per la macchina? Vittorio, tu? Ciao Bibi, hai visto che ti ho disegnato il topo Gigio? Quello è per te, eh? E stavamo decidendo le volte prossime che saremo insieme che cosa disegnare agli altri ragazzi. Oggi c'è topo Gigio per te.
È pronta Bibi? Bene, bene. Siamo pronti, vogliamo iniziare, ragazzi? Poi magari se si collegano. Ciao Liliana. Poi se si collegano gli altri, risponderanno anche loro. Iniziamo a giocare? Allora, iniziamo con la prima domanda. Poi io se posso vi do qualche altro indizio. Si prende cura dei denti ed è la prima parola qua su in alto. È di 8 lettere. Ci andiamo malvolentieri, da questa persona. Vittorio dice che vorrebbe Cristina D'Avena. Va bene, vediamo la prossima volta che cosa riesca a fare. Una volta per uno, mo vediamo. La prossima volta facciamo la macchina, la prossima ancora faccio Cristina D'Avena, dai, vediamo se ci riesco. Ciao Fefe, Fede, benissimo, Fefe è pure arrivata. Allora, la prima domanda era, si prende cura dei denti? È una persona che ci andiamo malvolentieri. Porta il camice bianco. Fa in modo sì che se abbiamo mal di denti ce lo fa passare. Allora, Vittorio ha risposto. Bravo Vittorio, ragazzi. Voi? Tatina, quando ci fanno male i denti, dove andiamo a curarci? È vero, sono d'accordo con te. Bravo Alessandro, ha risposto. Bravissima Tatina, anche avete risposto quasi tutti. Bene, è il dentista che, anche se ci andiamo malvolentieri, ci aiuta con i nostri dolori, con i nostri mal di denti. Hai visto, Maria, che bravi sti ragazzi? Ormai niente, in un batter d'occhio rispondono subito. Vediamo un po', facciamo l'uno verticale. Abbiamo un indizio, la prima lettera è la D e la domanda è: lo si usa per riposarsi in salotto? Quando ci vogliamo rilassare, ci sdraiamo alla grande. Dove? Sul. Io quando mi devo rilassare mi ci sdraio e sono sicura che anche voi lo fate. Dov'è che ci rilassiamo? Ce l'abbiamo nel salotto, quasi tutti nel salotto ce l'abbiamo. Inizia con la D. È una parola di 6 lettere. Brava Tatina, brava Dada. Vittorio. Fefe, dai, bravo Alessandro, bravo Vittorio, c'è ragione, certi sonni sul divano, ed è divano, bravissimi, divano, mi sa che ci facciamo tutti certi sonni, molte volte ci passo pure gran parte della nottata, io poi non so, ma a me capita. Allora, andiamo avanti, vediamo un po' un'altra parolina. Una parola di 4 lettere e inizia con la I. È lotto orizzontale. E la domanda è: si accende in testa? Nei fumetti spesso c'è disegnata una lampadina. Che cosa sarà? Inizia con la I. Che cos'è che si accende in testa? Baci baci a Bibi. Ciao Bibola. Ma ti è piaciuto dopo Gigio, Bibi? L'hai almeno guardato un po'? Allora, che ci si accende in testa? No, mi piace questa cosa che voi chiacchierate tranquilli. Siete bellissimi. Bravissimi, bravissimi.
Fede, che ti si accende idea? Idea, che ti si accende in testa? Idea, bravissimi ragazzi. Ma siete proprio bravissimi. Allora, scusate un attimo. Andiamo avanti. Che parola vogliamo fare? Vogliamo fare questa, il 4. Verticale, che è una parola di 5 lettere. Abbiamo già 2 lettere come indizio, è la T e la A. Vediamo che cosa ci chiede il 4. Con lui si alza la scarpa. La T e la A. Che cos'è che ci si alza? Siccome sono piccolina, spesso li metto per sembrare un po' più alta. Che cos'è che si alza insieme alla scarpa? Inizia con la ta. Ragazzi, tutte le persone basse come me li usano per sembrare un po' più alti. Che cos'è che si alza insieme alla scarpa? Bravo Vittorio, il tacco. Bravissimo. Allora, andiamo a vedere un'altra parola. Dagliete tacco e dagliete punta. Bravo Alessandro. Ciao Jude. Giochi con noi, Jude. Dai, che adesso stiamo facendo una parola di 7 lettere, inizia con la A. Vediamo un po' che cosa ci chiede. Il 14 orizzontale. C'è quando tra due persone esistono affetto e fiducia. Quello che c'è fra di voi, ragazzi, che cosa c'è fra di voi? Che cosa c'è fra di voi? La mamma di Dada ne sa qualcosa. Anch'io, comunque. Allora, dicevamo, l'altra domanda. Esiste tra due persone? Esiste fra di voi? Che cos'è? Cioè quando tra due persone c'è fiducia? Bravissimo Alessandro! No, Vittorio, però fa parte anche. Bravissimo, amicizia. Amicizia, quella che c'è fra di voi, che provate tutti quanti affetto, vi fidate l'uno dell'altro, state bene insieme, è amicizia. Bravo, bravo Alessandro. Armonia, Vittorio, ci stava bene anche armonia, perché poi quando state insieme, gli amici quando stanno insieme stanno in armonia, giustamente. Ciao Massimo. Allora, andiamo avanti ragazzi, vediamo un po' un'altra parolina. Facciamo il 18 orizzontale. Il capoluogo della Campania. Maria non rispondere perché lei viene proprio da là. Mi raccomando, eh. Qual è il capoluogo della Campania? Vediamo un po'. Ragazzi, basta pensare di che origine è Maria. Vediamo un po' chi è che la conosce meglio di voi. Bravissimo, Vittorio, è Napoli. Evviva Napoli. Ciao Fede, ben collegata. Ale.
Non esiste solo Castello, però c'è pure Napoli. In Campania c'è Napoli. Non so se ci sta pure qualche paese che si chiama Castello. Brava Fede, anche Fefea ha indovinato. Fede, stai attenta, vediamo un po' anche te se indovini prima degli altri. Vediamo un po', facciamo il 12, il 12 verticale, ci chiede 999 più 1. Ci abbiamo la I e la L. Sì, Maria, forza Napoli. Forza Castello, Alessandro, vero Ale? Allora, 999 più 1. Bisogna aggiungere soltanto un numero per fare la cifra giusta che ci chiede. Dunque, mancano tre letterine. Bravo Ale, ma oggi Alessandro è una scheggia mille, bravissimo Alessandro. Allora, bravissimo Vittorio, bravi ragazzi, bravi tutti, siete formidabili. Pure Fede, pure Fefè. Benissimo, siete bravi ragazzi, siete formidabili. Brava Tatina. Allora, andiamo avanti ragazzi, facciamo un'altra parolina. Questa è lunga, è pure un'altra bella parolina di 8 lettere. Inizia con la A. Vediamo che cosa ci chiede. Far prendere aria alla stanza. Quando nella stanza c'è aria pesante oppure fa caldo, che cosa facciamo? Quando bisogna far prendere aria alla stanza, bisogna a? Come si dice? Sì, Maria, c'è ragione, anche Vittorio è veramente bravo. Però sono tutti bravi, eh? Vittorio è un po' più veloce, ma gli altri pure sono bravissimi. Siete tutti meravigliosi, ragazzi. Allora, quando dobbiamo far prendere aria a una stanza? Soprattutto adesso in questo momento, se ci sono più persone in una stanza, bisogna dai ragazzi. Bravo Alessandro, areare. Bisogna areare la stanza, soprattutto adesso, ragazzi, se no, areare. Comunque va bene uguale, brava Tatina. Adesso in questo momento così particolare bisogna stare attento quando siamo in una stanza con più persone, eh? Bisogna farlo spesso, giusto ragazzi? Allora andiamo un po' avanti, vediamo qualche altra parolina, quante sono rimaste, eccole qua. Allora questa è qua. Facciamo il 13 orizzontale. Il 13 orizzontale ci chiede, corre in città sulle rotaie. Vittorio. Aerare, quindi mi sono sbagliata a scrivere, scusate. Sbagliato, sì, è aerare. Allora, che cos'è che passa in città sulle rotaie? Tipo il 3, tipo l'8, che noi lo prendiamo spesso. Per andarcene a spasso, per andare a incontrare gli amici. Bravo Vittorio, il tram, che noi lo prendiamo spesso, vero? Ce l'abbiamo proprio a portata di mano. Bravissimi. Allora, andiamo avanti. Facciamo il 7 verticale. Ci chiede
coprono i cerchioni delle ruote. Alessandro, oltre i cerchioni, per far camminare la macchina, che ci vuole? Che spesso tu nelle tue macchinine. Ciao Tatina, grazie di essere stata con noi. Un bacio, ciao tesoro. Al prossimo martedì, noi ci vediamo il prossimo martedì, va bene? Buona serata e buona cena. Allora, Tatina ha dovuto interrompere la diretta con noi, però ci saluta a tutti, ragazzi. Allora, dove eravamo rimasti? Alessandro, bravo Alessandro, le gomme, quelle che tu ogni volta, le buchi, le rompi, le smonti, fai un po' il gommista, meccanico. È vero Alessandro? Allora facciamo il 9, il 9 orizzontale, il 9 orizzontale. È facile ragazzi. Edoardo in casa. Questa è una E, significa che Edoardo per gli amici, come lo possono chiamare? Abbreviato. E sono tre lettere e O, manca solo quella in centro. Ce l'avete un amico che si chiama Edoardo? E magari lo chiamate, no? Per abbreviare, come Alessandro lo chiamiamo Ale, come Federica la chiamiamo Fede. Edoardo? E? Andiamo un po', ragazzi. Chi risponde per primo? Forza ragazzi. Edoardo abbreviato. Bravo Vittorio, bravissimo. Edo. A Vittorio lo chiamiamo Vicky, vedo? Edo anche Alessandro, bravo. Allora andiamo a vedere un po' qua che ci chiede il 15 verticale. Inizia dove finisce la spiaggia. Ragazzi, che cosa sarà? Abbiamo anche due lettere come indizio, la M e la A. Dove finisce la spiaggia? Che cosa inizia? Una cosa che adesso ce la stiamo sognando tutti, penso. Non so se voi ci siete andati, io ancora no. Che cosa c'è dove finisce la spiaggia? Dove ci andiamo a fare il bagno, l'estate? Uè, ragazzi, solo io desidero andarci? Finisce la spiaggia, inizia il dove ci tuffiamo. Ci facciamo i bagni. Bravo Alessandro, al mare che io non vedo l'ora di andarci. Bravo. Allora, vediamo un po' che cosa è rimasta. Sono rimaste poche parole. Ragazzi, siete schegge, l'abbiamo. È vero. Alessandro, è vero, ci manca tanto, vero Vittorio? So che ti manca anche a te il mare. Allora, ragazzi, facciamo le ultime paroline, sono rimaste tre paroline, poi abbiamo finito. Ma siete stati velocissimi, ma siete delle schegge proprio, guarda. Allora, vediamo un po'. Facciamo questa parolina di due lettere, che una già ce l'abbiamo, che è il 5 verticale, e ci chiede in mezzo ai boschi. Nella parola boschi dovete dirmi le letterine che stanno al centro. Vittorio, che mi dici? Oggi manca Corradino, eh? Manca, vero ragazzi? Ragazzi, bosco al centro, sono le letterine che stanno al centro. Vittorio, vediamo un po' se mi dai la risposta giusta. Bravo Vittorio, bravissimo, bravo. Allora, facciamo il 23 orizzontale.
Lo si misura in chili. Che cos'è che misuriamo in chili? Quando facciamo le torte, ad esempio, quando cuciniamo. Avete visto quando seguite i miei colleghi che fanno che cucinano dei piatti meravigliosi, tra l'altro, buonissimi. Che cosa fanno? Devono prendere gli ingredienti e prima di usarli però li devono dosare. Per dosarli bisogna metterli sulla bilancia, bravo Vittorio, e pesarli, dunque è peso. Bravissimo Vittorio. Quello che abbiamo aumentato noi in questo momento di quarantena, brutto di quarantena, che non abbiamo fatto altro che mangiare, cucinare, è vero ragazzi? Voi avete mangiato? Avete mangiato di più? Io sì, e sono pure ingrassata. E poi ha voglia di mettere tacchi che sembra più alta. Ciao Fede, grazie Federica, un bacione, ciao Lolita, al prossimo martedì se ci siete. Buona serata. Federica pure se si scollega perché sicuramente hanno da fare. Allora, vediamo un po'. Cioè, sono rimaste due paroline. Il 20 verticale, vediamo che cosa ci chiede. Dischi volanti. Come si chiamano i dischi volanti? Sono tre lettere. Ragazzi, dischi volanti. Dove viaggiano gli alieni? ET, ad esempio. Sui dischi volanti si chiamano? Bravo Vittorio, UFO. Poi ragazzi, manca soltanto una letterina e l'abbiamo completata. Bisogna che ve ne faccio un po' più di complicati, perché siete talmente bravi che finite subito, Siete in un batter d'occhio, avete finito tutto il cruciverba. Manca solo una parolina, vediamo un po'. Il 24 orizzontale, il contrario di off. In inglese acceso e spento, off e ciao Blanca. Ciao. Allora, manca soltanto una letterina. Vittorio, bravo, lo sapevo che c'è. Eri così. Bravo e veloce, on, bravissimo. Ragazzi, siete stati fantastici. Bravo Alessandro, brava Federica, brava Tatina, bravissimo, bravissimi tutti. Ragazzi, siete tutti bravi. Federica l'altra, Fede, Fefè. Siete stati veramente bravi. Vittorio e Alessandro oggi hanno superato proprio se stessi, sono stati bravissimi. E che dire, ragazzi, abbiamo completato anche questa. La prossima volta ve lo faccio più grande perché vedo che siete velocissimi, ormai siete diventati bravissimi. Allora, ragazzi, vi ricordo tutti gli appuntamenti che abbiamo durante la settimana. Domani, mi raccomando, c'è Ulrike con il laboratorio di riciclo, vediamo che cosa costruisce con tutto il materiale riciclato. E giovedì con Massimo e venerdì con Martina. Mi raccomando, ragazzi, puntuali. E niente, ragazzi, abbiamo finito veloci, veloci, veloci oggi. Che siete stati troppo veloci. Allora, vi saluto, ragazzi, vi do un bacione. Se vi do il tempo, se vi volete salutare fra di voi. E ci rivediamo il prossimo martedì. Ok? Ciao ragazzi, ciao a tutti.